Ciao a tutti, io sono Lil Grissim e benvenuti in questo nuovo episodio di The Sims 4, ovvero il gameplay principale con Sheila Forbes. Eccoli qui i nostri tre coinquilini che stanno giocando ai videogiochi, ma spero che abbiate visto l'ultimo speed build dell'appartamento. Infatti, ho finito di arredare completamente il bagno, adesso ve lo mostro in diretta. Ora la luce è spenta, però questo è il bagnetto. Credo che già abbiate visto le foto, non è nulla di che, ma è un bagnetto diciamo molto, molto minimal. Ah, vedete questi palloncini? Qui si terrà una festa, precisamente direi una festa con cena, tanto per inaugurare l'appartamento. Questa idea mi è stata fornita da Chiara Channel e la ringrazio tantissimo perché appunto stavo pensando di inaugurarlo, però non sapevo appunto come fare. E come se non fare una piccola festicciola in questo appartamento? Ovviamente la farà Sheila questa festicciola e inviterà anche Roger. Chissà un po' come si evolverà la situazione. Bene, io direi di, dato che sono le 20:46, facciamo passare questa giornata. Facciamo la festa direttamente domani. Direi o di farla a pranzo o di farla durante, di farla a cena. Anzi, direi che ho un sacco di cose per cui io debba aggiornarvi. Vediamo un po' se ci sono state promozioni, non mi ricordo. Perfetto, Sheila ha ricevuto una promozione. Salendo così a livello 5 e divenendo frequentatrice di chioschi di cibo. Finalmente ho ottenuto questa promozione, deve raggiungere il livello 5 di cucina e glielo faremo raggiungere tranquillamente preparando le pietanze per la festa con cena. Anche Alan ha finalmente ricevuto la promozione arrivando a livello 4 e penso che presto riceverà la prossima promozione per arrivare a livello 5. E anche Cassandra ovviamente riceverà la promozione e deve raggiungere il livello 3 di cucina. Dovremo guardare alcuni programmi di cucina, eccetera. Perfetto, come stavo appunto dicendo, finalmente Cassandra riceverà una promozione e arriverà a livello 5. Adesso voi direte: ma questi sim non passano mai d'età, cioè come mai? Perché ho impostato la vita lunga. Io ho pensato che appena Alan e Cassandra arrivano al livello 5 della promozione lavorativa, metterò la vita normale e andrò a giocare anche con i Devils, nel senso che andremo nel loro appartamento, li faremo salire un po' di livello, dato che sono rimasti fermi a livello 2 della promozione e non ci ho completamente giocato. Ovviamente li farò arrivare allo stesso livello di Sheila e cercheremo di fare più interazioni malvagie possibili. E appunto metterò il livello di vita normale, dal livello 5 di carriera in su. Anzi, direi di farlo appena anche i Devils arrivano al livello 5 di carriera, quindi mi metterò a giocare privatamente e poi farò anche un episodio con loro, vi farò capire un po' meglio il carattere di Victoria, il carattere di Roger, eccetera. Ma direi adesso di darci una mossa, dato che i bisogni dei nostri sim stanno calando proprio tranquillamente, quindi apriamo e mangiamo l'empanada che aveva fatto Sheila. Vediamo un po' come sta Alan, oh mio Dio. Usa e basta, e poi viene a mangiare qualcosa. Oh, ma salve figli. Ma che cosa combinano questi sim? Io non lo so. Boh. Ecco, andiamo un po' a prendere l'empanada. Prendi una porzione, la finiamo così. Cassandra, dovresti andare sia in bagno ed hai pure fame. Ah sì, dai, vai in bagno. E poi prendi una porzione. Vediamo un po' i compiti lavorativi. Lei dovrebbe appunto arrivare a livello 5 di cucina, quindi accendiamo la TV e mettiamo il canale culinario. Così guardano un po' tutti e cerchiamo appunto di aumentare il livello di cucina. Guarda il canale attuale. Guardalo pure tu, che tu ne hai pure bisogno per la promozione. E poi li mandiamo subito a letto. Eh sì, sono parecchio annoiati perché appunto hanno bisogno di curiosare per i club. Ah, vero. Ecco, devono recensire l'articolo tutti. Scrivi un articolo, va. Dopo. Scrivi un articolo. Anche lei dovrebbe scrivere un articolo e anche lui dovrebbe scrivere un articolo. Quindi appena finisci, scrivi l'articolo. E poi te ne vai a letto. E poi te ne vai a dormire perché è proprio stanchissimo. Aspettiamo che finisca Alan.
Vediamo un po' se Sheila ha finito di scrivere l'articolo. Sta terminando. Dopo che finisci di scrivere l'articolo, vai a letto. E ha finito, sta andando a letto. Che livello sei di cucina? Livello 2. Domani ti faremo preparare anche delle pietanze, così ti facciamo salire di livello. Alan, muoviti perché qui Cassandra ha bisogno di riposare e deve anche scrivere l'articolo, quindi scriviamo un articolo. E poi va a dormire. Perfetto. Ci vedremo direttamente domattina. Bene, eccoci qui. Allora, Sheila si è appena svegliata, quindi direi di andare in bagno e di farti una doccia. Fai la doccia. Quindi oggi organizzeremo questa festa con cena. Mi raccomando, Sheila, spero che i piatti ti vengano bene e speriamo che non succeda nulla. Quindi perfetto, vanno al lavoro dalle 10 alle 16. Quindi ti faccio fare questa doccia, ti faccio mangiare qualcosina e così quasi ti faccio ritornare a dormire. Che dici? Magari ti prendi questi maccheroni al formaggio. So che la mattina. Ma questi uccelli? Vabbè. So che la mattina non è salutare magari mangiare appunto queste. queste cose, tipo i maccheroni al formaggio, però ok. A che ora va al lavoro? Sempre dalle 10 alle 14 e alle 16, scusatemi. Mangiati qualcosa. Ah, ecco, vedete? Questo è. No, che faccetta! Questo è il nuovo abito che ho messo a Sheila. Con i capelli, ovviamente, del game pack dei ristoranti di Mangiamo Fuori. E direi che la trovo adorabile. Direi di farle crescere i capelli in età adulta perché le ho provati i capelli, quei bellissimi capelli ricci, e le stanno benissimo, solo che non mi sembra il caso di metterli adesso, dato che ce li ha corti. Quindi ho messo questo completino con i gatti, sempre sul celeste, perché lei, ragazzi, adora il celeste e il blu, infatti vedete le tonalità della casa. Non so, ma in futuro forse avremo un animaletto qui nell'appartamento che ci potrebbe fare pure comodo, dato che abbiamo questi cavolo di topi che girano per casa. Avete già capito di che animaletto si tratta? Bene, lo scriveremo più avanti. Questi spoiler, vero ragazzi? Andiamo avanti. È un po' incavolatella perché ha bisogno di creare qualcosa, ha una crisi creativa, quindi non ti preoccupare che ci penseremo noi più tardi a farti diventare creativa. Ah, bene, si è svegliato Alan. Usa il bagno, fatti una doccia e poi pranza. Per quanto riguarda la situazione tra Alan e Sheila, momentaneamente non sta succedendo nulla, nel senso che Alan si sta mantenendo nella sua postazione, nel senso che non sta facendo nessuna cosa di grave, non ci sta provando né con Cassandra né con Sheila, e questa è una cosa buona perché lui vuole dimostrare ad entrambe che momentaneamente non ha la testa per nessuna, e invece è il contrario perché lui appunto ha la testa per entrambe. Quindi vedremo un po' come si evolverà questa situazione, soprattutto quando questa sera ci sarà questa cena anche con Roger. Vediamo un po' come si evolverà la situazione. E direi di farti parlare un po' con Alan perché hai bisogno di socializzare. Magari ti siedi qui e parli del diavolo. Mi è giunta voce che proprio ora c'è una festa scatenata alle scogliere. Vuoi farci un salto? Ma mi sembra un po' troppo prestino per una festa scatenata alle scogliere. Poi ci vediamo stasera noi due, quindi annulliamo, dai. Ci inizierà ok. Ma io non vi ho detto di abbracciarvi. Ragazzi, ma cosa sta succedendo? Cioè, fanno tutto da soli, vedete? Io non faccio nulla, il gioco qui mi aiuta sempre. Vi volevo fare vedere una cosa. Dato che finalmente hanno rilasciato per il gioco base l'abilità di fotografia, guardate che bella foto scattato a Sheila e Cassandra. È bellissima. Peccato che sia qualità scarsa comunque. È molto molto bella. Ce n'è una in camera di Sheila ed una in camera di Cassandra. Infatti, oh, che carina la sta guardando. E una in camera di Cassandra.
Che sono bella, mi è piaciuta un sacco questa foto e penso che ne farò un sacco questa sera con Roger, con tutti. Quindi sono molto contenta che finalmente abbiano lasciato questa cosa di farsi i selfie, perché ovviamente mi sembrava una cosa troppo scontata da mettere in un'espansione. Infatti speravo che questa cosa l'aggiungessero con l'espansione base di Sims 4. Infatti ne sono davvero molto felice perché io devo ancora acquistare al lavoro. E penso che l'acquisterò successivamente quando ci saranno gli sconti del Black Friday, quindi vedremo un po' come si evolverà la situazione. Bene ragazzi, allora io direi di far passare questa mezza giornata e ci vedremo direttamente durante l'organizzazione della festa, quindi durante la preparazione dei piatti, ovviamente. A dopo. Ecco qui, bentornati a tutti. Alan è stato promosso a frequentatore di chioschi di cibo. Alan è stato promosso a frequentatore di chioschi di cibo. Guadagnerà 24 simoleon in più all'ora, per un totale di 73 simoleon all'ora, anche ricevuto il seguente bonus: 438 simoleon e vai, sto prendendo sempre più soldi. Mangiar bene fuori. Interazione: elogia il pasto. Il suo prossimo turno è venerdì alle 10. Perfetto. Quindi finalmente Alan ha ricevuto la promozione e mi sembra piuttosto annoiato. Ma come cavolo ti sei vestito? Me lo spieghi? Come ti sei vestito, Alan? Perché? Madonna. Ma che cavolo di abiti gli mettono? Boh. Vabbè, comunque, dato che sei aumentato di livello, appunto direi di frattempo di farti iscrivere un articolo e di farti esercitare a scrivere nel frattempo, così Cassandra e Sheila nel frattempo si diletteranno a cucinare. Manca poco, riceveremo il livello 5 di cucina. Congratulazioni per l'importante promozione, Alan. Vuoi festeggiare stasera? No, grazie, perché festeggeremo qui a casa nostra. Ok, allora, tu Sheila, comincia a preparare. Facciamo le polpette all'italiana. Formato festa, mentre Cassandra aspetterà che Sheila appunto arrivi a terminare questo, e nel frattempo si guarda i programmi di cucina, che come ho detto deve aumentare di questa abilità. Oh, c'è la chialappia uomini. Ma vediamo un po' Sheila che si diletta a cucinare le polpette all'italiana. Alan vuole bere un bicchiere di nettare e incontrare un nuovo sim. Cassandra vuole incontrare un nuovo sim e stringere amicizia col padrone di casa, ma mi sa che tu l'amicizia col padrone di casa ce l'hai abbastanza alta. Infatti, cioè mi sembra un po' strano. Perfetto, e Sheila ha terminato. Vediamo un po'. No, chi ti ha detto di mangiarla? Mi spieghi chi ti ha detto di mangiarla? E adesso Cassandra ci cucinerà, vediamo un po' cosa ci può cucinare. Delle patatine con salsa, facciamo formato famiglia. Scusami, ma dico, con tutto lo spazio che c'è, dovete andare a cucinare negli angoli? No, di nuovo questi cavolo di insetti, ma è possibile? Ovviamente lasciamo il cibo qui, no? Dove sono? Che io non li vedo. Ah, eccoli. Lamentiamoci con il padrone di casa, così almeno la troviamo in casa. Poi riprendi le patatine con salsa. E quindi successivamente prepareremo, cioè prima di preparare la torta, perché ho paura che tu ne prenda una fetta, prendi un po' di cracker al formaggio. Perfetto, hai ricevuto anche l'abilità di livello 3. Mangiati questi cracker al formaggio, Alan. Allora, apri e prenditi l'ultima porzione di empanada, magari. E poi usa il bagno, magari dai, finiamola di scrivere lì. E poi usa. Ok, mi sa che è arrivato il momento di. Intanto vai a scrivere un articolo. Dopo che finirai di scrivere l'articolo, inizieremo questa festa. Scrivi un articolo. Cassandra, tu pensa a ripulire il casino che hai lasciato e prepara a sistemare i coperti da festa. Coperto da festa, facciamo blu perché lo sapete ormai. Brava Cassandra che apparecchia la tavola. Che bellino questo coperto, mi piace un sacco. Sheila, sei pronta? Perfetto.
tutto, pianifica un evento sociale e facciamo una festa con cena, evento di prestigio ovviamente. Padrone di casa, Sheila, Cassandra e Alan ovviamente. Ospiti mettiamo questa Katrina Caliente perché è amica di Alan, anche Candy Bear, poi mettiamo Roger ovviamente. Non so chi mettere. Ah, scusate, se vedete questa barra qui sotto in cui è scritto appunto Penny Pizzas, purtroppo quando ero ad un festival per farle guadagnare punteggio in una partita privata, si è azzardata a fare una presentazione incantevole con Sheila, ci stava pure provando. Quindi l'ho subito tolta, diciamo, questa barra rosa, dicendole di essere solo amici, cioè nel senso non di fare nient'altro. Invitiamo anche la padrona di casa. Non vorrei invitare quella vecchia lì perché veramente vorrei evitare queste cose. Magari, non so, sono insicura, non so, magari invitiamo questo critico, anzi, ma sì dai, invitiamo questo critico, perfetto. Fornitore di catering, non ce n'è bisogno. Sì, perfetto. Brava Sheila che si veste così, che carina. Bravi, vi siete vesti tutti gli abiti che volevo io, perfetto. Aspettiamo che gli ospiti arrivano. Fai che si imballino nello stesso momento. Allora direi di accendere e mettiamo Pop. Ehi tu Candy, cerca di togliere le mani dal mio caro Alan perché se no ti faccio volare via. Impara a conoscere. Ringrazia per la presenza. Raccontiamo barzellette. Sheila, vieni qui e usciamo i piatti. Bene, prepariamo una brocca di succo di mela frizzante speziato. Fai che si imballino nello stesso momento. Mi direi di fare un gruppo. Altre scelte. Azioni, forma un gruppo e facciamo che Cassandra, Alan e insieme a Katrina e a Roger ci mettiamo a ballare qui. È strano che comunque Roger non abbia ancora fatto un'azione in particolare. Cioè scusami Roger, abbiamo qui le cose e tu pensi a mangiare per i cavoli tuoi? Ma sei proprio scemo. Beh, si vede che è per i cavoli suoi comunque stasera, eh? E non calcola Sheila minimamente. Tanto Alan e Cassandra se la spassano parlando da soli. Bene, stanno ballando tutti. Finalmente. Quindi raccontiamo magari una barzelletta a Roger. E poi chiamiamo a tavola, dato che tutti stanno mangiando. No, senti. Questa padrona di casa non la sopporto proprio. Perfetto, almeno siamo arrivati all'obiettivo bronzo. Ma dove state andando a mangiare, ragazze? Ragazze, dove cavolo state andando a mangiare? Non ci credo. I topi anche oggi. Ovviamente il topo ha sentito la musichetta e ha detto perché cavolo non mi fate entrare. Non mi funziona l'interazione per ballare insieme però, non so come mai. Non so per quale motivo non mi funzioni questa interazione. Dato che insiste, allora cucinavo un'insalata giardiniera, dato che non ci fa andare avanti.
Visto che nessuno si mangia queste polpette, conserviamole in frigo. Vediamo un po' cosa fa Roger. Ah, sta parlando... Ah no, sta flirtando con la padrona di casa? Ah, non credo. Ringraziamo per la presenza. Cioè, non l'ha nemmeno calcolata. Cioè, guardate, sta tutto per i cavoli suoi. Noi rifacciamo una battuta di abbordaggio. Beh dai, si stanno divertendo, però non capisco perché nonostante insieme ballino non mi fa fare nulla. Vabbè, riceverevo il livello argento perché non mi fa sbloccare questa interazione. Di nuovo, balliamo insieme di nuovo. No, zero, non mi fa fare niente. Eh sì, c'è sto topo, ma magari appena finisce la festa ci pensiamo. Magari romantico. Flirta. Magnifica festa con cena. C'è un appendipentole decorativo nell'inventario dell'unità familiare. Perché? Cos'è successo? Non l'ho visto. Che cos'ha? Incontro imbarazzante. Come vi ho detto, Alan si è impicciato di nuovo. Di nuovo, ragazzi, si è impicciato e non ha permesso questa riuscita della festa. Beh, ripuliamo tutto. Cioè, Alan, sei sempre tu. Se non combini guai, non sai proprio, non sai cosa fare. Sciogli il gruppo. Brava Sheila che sparecchia qui. Cassandra, stai bene? Direi di farti andare a letto perché stai morendo dal sonno. Anzi, ripulisci pure tu. Riponi e butta il cibo avariato. Bene, io direi di terminare qui l'episodio. Oggi abbiamo organizzato una festa con cena, niente male, abbiamo raggiunto il livello argento. Come abbiamo già visto, Alan si è intromesso di nuovo durante le interazioni amorose tra Sheila e Roger e questo non va bene e lei ovviamente ne parlerà nel prossimo episodio e mi sa che succederà qualcosa di inaspettato. Quindi abbiamo inoltre anche visto le promozioni le nuove promozioni di Alan e presto ovviamente Cassandra riceverà anche la sua. Nel prossimo episodio cercheremo di andare avanti un po' con la storia e magari vedremo un po' i Devils e passeremo una giornata con loro, quindi vedremo un po' l'appartamento, li faremo pensare di carriera eccetera. Quindi spero che questo episodio vi sia piaciuto, ci vedremo nel prossimo, un bacione e ciao!